qua la presentazione del libro Potenza CP di Dottor Cannabis, pubblicato per Distanze Edizioni. È uscito un mese fa questo libro qua e parla della storia di Fabrizio, che di professione è medico e di personalità è antiprevenzionista, quello si può dire. E per chi non conoscesse la sua storia ha iniziato a diventare un caso dal punto di vista nazionale per questioni di antiprevenzionismo in sé, proprio perché per aver coltivato e dato gratuitamente ai propri pazienti affetti da gravissime patologie la cannabis, ha subito carcerazione, ha subito arresti domiciliari, obbligo di dimora e il ricovero all'interno di un istituto psichiatrico criminale dove è stato per lo più criticato sano di mente. Allora, quindi in questo momento possiamo iniziare un po' a entrare nel dettaglio del libro. Per chi non conoscesse migliore dei modi per una storia, proverei a fare alcune domande e poi dopo do la parola a voi, in modo tale che potete togliervi ogni singolo dubbio e curiosità. Non mi sono però presentato io nel frattempo, io sono Matteo, presidente dell'associazione Verticana, un'associazione che nel territorio della Toscana Nord si occupa di promozione culturale e sociale dell'argomento, nonché del lancio della filiera. Per dirla in breve, con tante varie collaborazioni, il confronto che abbiamo con tante realtà della zona, ma anche volendo fuori dalla Toscana, abbiamo comunque iniziato a fare un piccolo progetto di sperimentazione di filiera che abbraccia svariate aree e province della Toscana costiera, vale a dire della provincia di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. Attualmente stiamo cercando chiaramente di promuovere questo argomento nel migliore dei modi, utilizzando un po' vari mezzi come possono essere eventi, presentazioni, aperitivi, dibattiti, motion cooking, e ci siamo un po' mossi in tutto il territorio della Toscana, sempre in pari passo con le principali realtà, collaborando con le principali realtà molto diversificate tra loro, tra l'altro. E chiaramente diventa importante anche la questione inerente alle altre due tematiche al di là della filiera industriale, che ritengo che sia un cavallo di battaglia che come paese ora bisogna crederci più che mai, ora soprattutto la maggior parte delle varie realtà come la nostra che sono coinvolte facciano il meglio di loro stessi affinché possiamo davvero avere un prodotto identitario per tutto il territorio, sia a livello di filiere locali che soprattutto nazionale, considerando quanto la nostra storia ha dato importanza del quantitativo di ettari che sono stati coltivati fino a qualche decennio fa. Sappiamo bene, anche perché il pubblico che è qua di fronte a me sa bene che è informato su questo argomento, ma ci tengo a precisare che la strada attualmente che è stata intrapresa, di vista, va più o meno radicalmente cambiata almeno dal punto di vista di approccio. La problematica che ho potuto riscontrare con tutte queste tematiche c'è un po' troppa divisione, secondo me, una poca tendenza al confronto, un modus operandi che a mio avviso dovrebbe virare un pochettino più sull'open source, su essere tante realtà che si confrontano tra loro per cercare di ritornare davvero a migliorare proprio l'impatto che queste esperienze a livello italiano, che possono essere anche collante, come stesso Canesis qua presente all'interno dei volantini, collante tra idee e tecnologia, penso che la canapa possa essere il principale fautore. Quindi in virtù di questo sono delle tesi che più riusciamo a confrontarci su chi ha queste idee, che siano come dal punto di vista industriale, come anche dal punto di vista medico, come può essere sulle idee riguardanti anche il progetto di legalizzazione che possediamo, penso che sia opportuno. Sì? Scusa, ma quanto tempo ti occupi di cannabis? Beh, allora, personalmente interesse sul potenziale industriale della filiera di cannabis, posso dire, saranno 6 anni che gli sto dietro. Operativamente l'associazione è nata alla fine del novembre del 2014. Tu sai che le cose che ci stai dicendo sono conosciute da più di 40 anni? Certamente, lo so. Ma ben conosciute in tutto il mondo da più di 40 anni. Ho infatti puntualizzato che sto parlando di un pubblico informato, però voglio anche specificare il fatto. Un pubblico informato,
scritto, se lo dice a me, sembra anacronistico, scusami se te lo dico. È completamente, avete due buonissime ragioni per dirlo, ci mancherebbe altro. Questo però, scusami, è indicativo dello stato dell'informazione e della cultura in Italia, perché tu sei una nuova generazione e chiaramente i riferimenti alle cose che ho trovato sono quelle che lasciano, diciamo, un po' di trovo. Manca un puntino culturale con tutta la storia della vita. Io mi chiamo Riccardo Visari e vengo da Milano. Facevo parte di un programma del Ministero della Pubblica Istruzione, del Programma di Studi di Milano, di monitoravo lo stato delle persone che utilizzavano cannabis e anche droghe pesanti all'interno delle scuole di cannabis. Lo sapete tutti, ma abbiamo iniziato il programma di c'è stato il problema dell'eroina e anche il problema dell'hashish con una cosa che arrivò nel 1970, si è scoperta che faceva parte di un'operazione Blue Moon per la diffusione delle sostanze in Italia. Quindi, cioè, qua il progetto è molto importante, che ha pagato sulla sua pelle un prezzo carissimo, anch'io sono stato in galera, purtroppo da ricercatore e da ricercatore, e hanno tentato anche con me di mettermi in comunità e per fortuna ho trovato degli psicologi che hanno certificato la mia più completa salute mentale, sia prima che dopo. Capisci? Io sistematicamente assisto in Italia da 38 anni a questa chiusura nei confronti di chi fa ricerca, sperimentazione, tutto. Poi salti fuori tutto quello bello e dici che qua l'associazione, questo e quello, a me fa molto piacere, ma sai, io sono 50 anni che ci sono in mezzo proprio e vedo sistematicamente la gente come me e come Fabrizio che paga dei prezzi che sono assolutamente disumani. Questo è il mio momento. Ringraziamo di questo intervento, non si può che concordare sotto tanti punti di vista, anche quindi da imparare le tante variegate esperienze che ci sono sull'argomento, senza ombra di dubbio. Ma ci tengo a puntualizzare, come detto poco fa, che sicuramente la questione della disinformazione è un disincentivo alla massa per poter comprendere al meglio la questione e anche per gli addetti ai lavori che si dovrebbero occupare che tutto funzioni per il meglio. Ho potuto anche sentire proprio stamani mattina, mentre stavo venendo qua, un servizio proprio che è stato realizzato da Egidio Giorgio Piemonte. Insomma, di sicuro non può aiutare a chiarire al meglio la questione in questo regime, diciamo, di tramonto del proibizionismo, perché qua in Italia siamo in ritardo, ma in realtà tutto il resto del mondo, soprattutto nella patria di chi ha voluto che il proibizionismo sarebbe avvenuto. Beh, questa notizia praticamente diceva si sta diffondendo una nuova droga tra i giovani piemontesi, THC. Perdonatemi tanto, ma siamo in una situazione che a mio avviso non può di certo aiutare per migliorare la qualità dell'informazione e quindi anche la situazione attuale per le persone che comunque in Italia, non dimentichiamoci che oggi siamo sì nell'era online, ma l'era in cui la buona fetta percentuale di italiani continua a utilizzare la televisione come principale mezzo di informazione. Di sicuro questo sistema non può aiutare a migliorare la situazione, quindi sta a noi, addetti ai lavori, tutti quanti siamo, a cercare proprio di migliorare il tutto dal basso, perché tanto ci rendiamo conto che questo sistema non può di certo aiutare. Allora, andiamo ora nel dettaglio del libro. Per arrivare a tutte le rocambolesche avventure che hanno delineato la storia di Fabrizio, bisogna fare delle premesse che vengono da tempi lontani, questioni umane e professionali correlate all'argomento della canapa. Spiegheresti, Fabrizio, al nostro pubblico come è partito per te l'approccio sulla cannabis terapia o comunque alla cannabis in generale e come siamo arrivati poi dopo alla fase, diciamo, che tutti conoscono della nostra storia che raccontiamo. Allora partiamo primis sul discorso prettamente correlato a qual è stato il tuo primo approccio alla cannabis, sia
sia come materia sia come terapia in sé. Oddio, io però ho dato una legge di libro perché se no ve l'ho già detto, a 14 anni nel mio paese esplode, arriva a Scici nell'operazione Blue Moon, in qualche parte non è stata risparmiata, è una delle valanghe di diversi tipi di hashish. Per un bel periodo, una bella fetta di giovani viene agguantata, a un certo punto viene sospesa per una serie di hashish a Padre Luca, e una fetta della fetta viene agguantata. Al danno fatto si vedeva una fetta di popolazione riuscita a gestire egregiamente sia la droga pesante sia la droga leggera, una fetta un po' più grande ne veniva travolta da un punto di vista sociale, professionale, scolastico, umano, eccetera, eccetera. Il mio approccio con la cannabis un punto terapeutico inizia come medico militare nell'aeronautica. Ho avuto l'occasione di osservare delle persone affette da disturbi di conduzione mentale. Dovere fa la prestazione di civiltà? Ho fatto l'addestramento a Firenze, la scuola di guerra aerea e il servizio decimo anno del reparto sperimentale. Abbiamo fatto un'indagine sulla diffusione dell'eroina e è stata a macchia partendo dal nord per piano. Devi osservare la correlazione che c'è tra nascita di basi NATO e diffusione dell'eroina. Ti accorgerai che c'è una netta sovrapposizione. Questo vuol dire che i caschi blu sono stati la testa di ponte di una manovra mondiale, terrestre, per far sì che la guerra in Vietnam durasse tantissimo, perché tutti i posti Afghanistan, tuttora non c'è niente da questione petrolifera, religiosa, è soltanto la questione di gestione del nucleo che tiene in piedi quella guerra per il mercato. Da quando hai avuto come primo approccio alla terapia? Personalmente, quando io mi sono affetto da un virus di un genoma particolare, TC, assai veloce, cioè dopo un anno, due anni veramente, il primo ciclo di 6 mesi, un altro di 18 mesi, io non avevo il fisico per supportare la chemio, per cui distruggeva più la mia emoglobina, ma la di quel virus. Alcune colleghe dell'ospedale dove lavoravo mi hanno fatto notare che stavo sparendo fisicamente, mi hanno consigliato di sospendere e farci le alternative, anche grazie a loro, due anestesiste che tra l'altro mi aiutarono all'epoca a mettere in piedi il primo protocollo presentato al comitato e approvato dal comitato etico di San per testare la cannabis sulla nausea e vomito post-operatori. Io lavoravo in un reparto chirurgico e mentre essere sia per l'ipnosi che per la cannabis all'inizio non esisteva per la questione psicologica. In quel periodo militare ho sviluppato l'interesse anche per le questioni, chiamiamole, di disagio umano e non di disturbo meccanico, idraulico e basta del corpo. Che è la mia attuale punto di vista e non credo più che si possa avere una lesione del corpo senza una disarmonia spirituale o nella mente, in quella parte di noi stessi che noi come sovrastimiamo come funzione, efficienza, performance, dice è solo una delle mille funzioni che il nostro cervello e forse anche la meno interessante, quella della applicazione costante della mente, del giudizio, dell'ascolto, del dialogo interiore che ci fa sempre essere criticoni con noi stessi, con gli altri, con quello che ci arriva dall'esterno, senza avere una minima informazione, tutto basando veramente solo su opinioni, perché non è in grado di per sé di avere informazioni. L'interesse di sviluppo per la cannabisterapia è una premessa. Per me non esiste una differenza tra una cannabis ricreazionale dura e una cannabis terapeutica. Io ritengo che ogni gesto che noi compiamo dal mattino, se decidiamo di alzarsi e fare stretching così o così, è già una giornata diversa, quindi anche quel semplice gesto meccanico interferirà con tutto il resto della giornata. Bere un caffè, se lo scegli un deca, è una scelta medica di un tipo, se lo scegli o miscelo un salta, è un'altra scelta medica. Quindi credo che ognuno che tende a fare una sigaretta di cannabis abbia un disagio, un disconforto, uno stress, quindi anche quel gesto per me è terapeutico, non è ludico ricreazionale, se no dobbiamo mettere sul campo ludico ricreazionale con tante altre cose che invece di fatto sono terapeutiche, tipo il fitness, andare in palestra, nutrirsi bene, diventa anche questo, è una questione ludica ricreazionale, ma di fatto è una questione terapeutica. L'interesse di scrivere il libro sinceramente è stato suscitato da questo ragazzo e dall'editore di Sensi, per me è stato un esercizio di memoria dove mi sono divertito anche a far vedere cose che se non entri in certi mondi non puoi vedere, i livelli di collusione che ci sono tra mafia e Stato, se non vai in prigione, se non vai nelle caserme, non puoi percepirli, non puoi accorgerti del trattamento del figlio del commissario prende una piega, il trattamento del figlio dell'operaio prende un'altra piega, non te ne accorgi se non sei lì che vedi i risultati finali di queste scelte, di questi secondo me dissennati tutori dell'ordine della
si dice, la fase penale, giudiziale dell'ordine, che sono secondo me ancora forse meno preparati degli stessi dottori dell'ordine che già 9 per la chimica, biologia, matematica, 9 per matematica resiste, non si sono mai perlomeno fatti notare come il cervello medico, che hanno le stesse figure che dovrebbero essere quelle che dirigono l'ordine, che gestiscono l'ordine. Di fatto, se si va a vedere, c'è un feroce reprimimento con i reati molto facili e una totale chiusura degli occhi con i reati molto difficili. È fatto sì che noi siamo in questa attuale situazione sociale di alta infelicità per il popolo italiano. Ti sposti in qualsiasi confine salti, ti rendi conto che c'è un'atmosfera di essere legata, secondo me, a una follia governativa che non è mai stata interrotta, che il popolo italiano ha permesso in prima persona, un popolo molto pecorone dal mio punto di vista. Non so se suscita disprezzo a un italiano questa frase, però non siamo più quel popolo del Rinascimento con la ferita, siamo un popolo di intontiti, massificati in un sogno da Truman Show che ci fa vedere una realtà che è uno per mille della vera realtà, però svegliarsi è una fatica e quando sei sveglio dopo ti trovi con meno persone con cui dialogare, dici, forse era meglio quando dormivo nel sogno in mezzo a tutti, era più divertente. Non è vero, quel risveglio ti dà un senso, non perdi più il sogno, puoi rientrarci quando vuoi, però è un'occasione più di cambio dimensionale, chiamiamolo, che un qui ora non è quelle cose che può avvenire o debba avvenire tra migliaia di anni quando l'evoluzione della funzione cerebrale sarà per tutti sopra il 25% d'utilizzo. Un'altra cosa che mi ha motivato a scrivere questo libro è cercare di spezzare l'ancia in favore della droga, perché la droga non è solo dolore, dipendenze, centri sess, percorsi di istruzione. La droga ha permesso l'uomo un progresso inimmaginabile, se non ci fosse stato la Shishi e William Shakespeare non ce lo tireremo proprio, e altri personaggi di grande calibro, se hanno avuto degli algoritmi evolutivi è stato grazie a un'intossicazione o da oppio, da Shishi o da acido lisergico, o da peyote o ayahuasca, che più ne ha più ne metta. E secondo me nel mio futuro non è prescindibile una possibilità di vita senza droghe. Ci siamo cimentificati troppo, la dimensione della estasi e della grazia, dell'apprezzamento della grazia della natura è sempre giorno dopo giorno ridotta, ci sono 500 ettari solo in Sud Europa, cementificati tutti i giorni, 500 ettari in Sud Europa, vuol dire che nel mondo si perde di zone agricole forestali, un'area inimmaginabile quotidianamente, e non è che sostituiamo mettendo giardini pensili o cose del genere, no, impoveriamo continuamente le capacità di rigenerativa del pianeta con i nostri confronti, di per sé no, è come un gigantesco cane che siamo come pulci, qualsiasi comportamento noi teniamo è iniquo rispetto a quelle che sono le capacità e autodistruttive e autorigenerative del pianeta. Siamo tanti preoccupati delle trivelle, del petrolio tirato fuori, questa terra si è sfosciata almeno 5 o 6 volte in modo drammatico, i grandi giacimenti hanno avvagato e distrutto la vita nelle secoli almeno 5 o 6 volte. E ce l'ha fatta da sola a ripararsi. L'unica azione seria da parte nostra sarebbe la non azione, per entrare in un mondo di decrescita, di volontà di decrescita economica, non volersi comprare il jet o la barca, ma ritornare a costruirsi la canoa, siamo al controllo. Basta. Per quanto riguarda. Andiamo un po' nel dettaglio invece, sempre su. La cannabis dal punto di vista medico attuale, la situazione italiana, il tuo punto di vista? Sulla carta noi siamo in più avvantaggiati con 11 regioni su 20 che già hanno un livello di tolleranza che va oltre la media di quasi tutti gli altri stati europei. La stessa Spagna, dove la cannabis come valore recreazionale è qualsiasi te libera, trova invece un muro durissimo per quanto riguarda il fronte terapeutico, dove invece la gestione vuole essere strettamente governativa nelle mani di pochi centri universitari e del ministeri. C'è una tendenza, una volontà sia là che qua, al monopolio. Secondo me, se ora le coltivazioni sono perseguitate, dopo lo saranno molto di più, come quando avvenne la diffusione del tabacco, chi si permetteva la piantina fuori registro della finanza, si faceva, si beccava confisca il terreno, molte immaginabili, rovinando la vita. Secondo me, ripercorreremo lo Stato italiano folle, ripercorrerà quel errore, toglierà questa risorsa ancora una volta al popolo, come la tolse il tabacco all'epoca, la lascerà nelle mani dei soliti 1500 squali che non vivono questo pianeta.
Io volevo sapere, ero interessato allo stato di avanzamento della ricerca nella relazione tra i cannabinoidi e le patologie tumorali in acciaio. Allora, uno degli articoli più recenti, mi sembra un novembre 2015, ha dimostrato che i ragionevoli ragionevole dubbio le deficienze, non più come semplice approccio palliativo, anche nausea e antidolore, ma ha rilevato una capacità di distruzione strutturale delle parti delle cellule neoplastiche di sfacimento. Di fatto noi moriamo per il cancro maligno, il tumore maligno, non per la massa che ci occupa, perché chirurgicamente possiamo contenerlo in mille modi, ma per la intossicazione metabolica che c'è con la produzione di queste cellule di sfacimento. Il potenziale dell'approccio con prodotti HHC e CBP coordinati ha dimostrato l'attivazione di alcune proteine naturali, chiamate 1-ICAM, che sono in grado di distruggere le cellule neoplastiche, perlomeno del cancro polmonare, che è uno dei primi in classifica, quanto a mia diagnosi. E ce ne sono molti altri, comunque, stanno tanti altri tipi di cancro che stanno trovando, un approccio che va al di là dell'effetto palliativo. L'effetto grosso è l'effetto chiaramente psicodinamico che può avere e che cambia il modo di vivere e comportarsi, ti fa allontanare dalla centrale nucleare che ha determinato il cancro, ti fa allontanare dalla cooperativa agricola che sta usando il pesticida e via dicendo, fino a che porta questo famoso livello di uscita dal sogno attuale che ti fa vivere una realtà più concreta, più vivibile. Buongiorno, saluto. Presento adesso, che prima non ci siamo presentati, sono Giovanni. Vabbè, come capite, io ho già letto più della metà del libro. Che chiedo scusa per tutti i refusi che ci sono, è colpa di questa ragazza. Io l'ho già letto. No, comunque il libro lo trovo io veramente molto bello, scorrevole, coinvolgente, cioè sembra quasi appunto di entrare nel personaggio, cioè quindi proprio in un certo senso mi sono immedesimato appunto nella sua persona e cercavo di immaginarmi le scene che ha potuto vivere, cioè veramente assurde, no, anche perché anche divertenti, sì, perché poi cioè, diventa quasi una barzelletta sì. Ad un certo punto, no? Anche come il fatto del piantone gigante che non sono riusciti a strapparlo, cioè, sono rimasto e ho detto, ma veramente esiste una pianta che diventa così grossa, cioè, io sono 4 metri di diametro, cioè, quanti sono 4 metri di diametro? 4 metri di diametro. No, anche perché capisco, comunque poi quando uno si cerca di rapportarsi con le istituzioni, perché abbiamo avuto anche noi degli approcci con le istituzioni, vabbè, comunali, non gigantesche. In piccolo, eh. In piccolo. E comunque anche là, magari, appunto, tante volte ci sono dei piccoli disguidi, perché quando si parla con la persona, lì per lì è tutto bello, bella idea, bellissimo. Però nel momento in cui, appunto, deve diventare la cosa reale, attuale, dici no, perché noi siamo un'istituzione e poi i nostri cittadini cosa potrebbero mai pensare che il comune associa il nostro nome a quello della cannabis, è una droga. Cioè, è anche là. Lo spaccio di benzina di alcol, penso di questo sia un problema. Sì, gioco d'azzardo, lasciamo sta quello che succede in quel comune, che è meglio che non ne parliamo. Però comunque appunto non si capisce che anche la parola droga di per sé, vocabolario italiano, è sinonimo di spezia. Droga è caffè, è lo zucchero, cioè cos'è che non è una droga? Cos'è che non interagisce col nostro organismo? Qualsiasi cosa interagisce col nostro organismo. Acqua. E a proposito di questo, volevo fare una domanda un po' più specifica, perché appunto una volta facendo qualche ricerca mi chiedevo, ma appunto se comunque i cannabinoidi in un certo senso accelerano i ricettori del cervello, e ci sono comunque anche cose che mangiamo nascoste nel cibo, tipo il glutammato, che ha la stessa funzione, per dire, anche lui accelera le funzioni, cioè cosa succede se c'è un sovraccarico dell'immiscuglio? Tu hai le tue ossa, il uno dei più grandi produttori e fornitori di droghe del mondo. C'è stato un periodo che alcuni patologi americani recuperavano non solo cocaina e catalogini dell'eroina dai corpi,
contenuta in un chimico di dopamina, acido gamma glutamina butirico. Il nostro cervello sa cosa fare e se lo lasci fare, se lo lasci fare senza interferire troppo con la tua parte sinistra, quella che potrebbe comandare, il giudice, poi alla forza dell'ordine che è in te, se loro rimandi in sciopero per un pochino e utilizzi quella parte del cervello che va di là di spazio e tempo, che va di là delle opinioni, il cervello si ripara e si risolve e sa da sé quali tipi di droghe produrre. Non può non cogliere in questa dimensione il livello di potenziale di felicità e prosperità che c'è rispetto alle euforie e benessere, rispetto al contrario, miseria, paure, angosce, che attualmente sono nella massa, come la chiamo io, dormiente e emozione dominante. Perché la maggior parte delle persone che sono qui non hanno fatto una coltivazione come avrebbero desiderato le migliaia di piante? Perché c'è stato uno stupendo condizionamento mentale a partire da che semmai in galera la tua vita è rovinata, non puoi più fare niente, non puoi più operare come chirurgo, non puoi più guidare la macchina, non puoi più buttarti col paracadute, non puoi più guidare l'aeroplano, tutte cazzate. Io ho fatto coltivazioni importanti che hanno alertato le forze dell'ordine, che mi hanno guardato dove ti ho scritto, però tutte queste cose le ho fatte e niente mi vieta di continuare a fare se le voglio fare. Quindi, la maggior parte della massa dormiente è convinta di dover lottare per un diritto che di fatto non ha mai sperimentato, non sa neanche che cosa deve fare, ha la sensazione che ciò non vada, ma non opera nella direzione giusta perché smetta queste cose di andare male. Faccio caso, sono più pieni in bar di persone a lamentarsi di come va il governo, di cambia ora per i giusti semini di pomodori, patate, lontano. E abbiamo una marea di aree demaniali che solo in Italia, se potesse, potrebbe produrre cibo per tutta Mediterranea da sola. E ci preoccupiamo di 10.000 gatti che entrano tutti i giorni col barcone, che sono invece una risorsa. Dobbiamo cominciare a considerare, non un problema, ma come un'opportunità. C'è una tendenza, secondo me, proprio a voler spaventare il popolo, a far sì che all'imprenditore dell'Ucraina, che sta spaventando? Ci penso io. All'imprenditore della manuale del segno, che stai spaventando? Ci penso io. Ma arricchisco io. Mi diverto io dopo a comprare il balcone maltese da 110 metri, perché faccio un pattino a 10 euro, dai, non per qualcosa. Non sei uno che può entrare nel mercato dei jet e degli opere, ma cosa vuoi? Devi morire. Far sì che resti solo quell'1%, quei 700 milioni di soggetti che possono comprarsi il jet e gli occhi, quello importante. Non la fascia estremitizia che non può permettersi quello, è tutto quello che può offrire questa dimensione. Ci siete offesi se ho detto tutti noi fascia estremitizia? Ah, no! Interventi? Domande, curiosità, storie? Io invece, visto che qualche anno fa abbiamo fondato un'associazione di promozione della canapa, informazione, prendiamo un video, prendiamo tutto quello che è già fatto da internet e lo riportiamo poi agli associati, durante gli eventi che facciamo in giro per il nostro territorio, che è abbastanza ristretto, poi siamo 5.000 abitanti, 15 con le frazioni, facciamo quello che possiamo, non siamo ricordi. Insomma, lei prima ha parlato, mi ha colpito questo qui, che praticamente a livello oncologico la canapa comincia a essere, si può interpretare già come cura forse, cioè non più palliativo, non più compassionevole, ma diventa una terapia perché distrugge appunto. Volevo sapere, visto che ultimamente è successa una cosa tra gli associati riguardo una sclerosi multipla, vado per le ricerche, trovo che è un palliativo che serve per determinati sintomi che poi la sclerosi multipla ne comprende degli altri. E ho visto che c'è un interrogativo se proprio sulla sclerosi multipla non possa, stanno, mi sembra, iniziando adesso alcune ricerche proprio per verificare se non possa diventare una terapia, quindi si possa andare verso un miglioramento. Lei sulla sclerosi multipla pensa che possa le sue ormai tutte sulla sclerosi multipla è parecchio avanzata. Ci sono alcuni dati che non rispondono per niente, qualsiasi dosaggio che gli voglia dare, vuol dire che hanno una scarsità di popolazione recettoriale che è la minorità, che per loro diventa una terapia inutile.
Una pedaletta invece risponde benissimo alla questione del dolore e fa ora sulla capacità di rigenerare le guaine nervose distrutte non dipende né dalla cannabis né dalle interferoni modulanti né dalle terapie immunosoppressive. Quello succede se ti arriva a un livello di comunicazione mente-corpo tale che inneschi quei processi autorigenerativi. E allora puoi aiutarti la cannabis, puoi aiutarti la ayahuasca, puoi aiutarti a educarti il San Pedro, puoi aiutarti la visione di un giorno. Un caso diagnosticato tipo 15 giorni fa, quindi molto giovane, può essere che porta questa condizione a essere un po' più latente, aiutarla a rallentare il progresso. Di certo è un approccio terapeutico più gestibile, più leggero dei interferoni della buona suppressione, come primo approccio. Tra l'altro per la sclerosi multipla, il tuo collega che è Bergamo Bomber ha sperimentato la pintura, lo saprete un po' tutti. Ma perché voi è anche uno dei pochi che non fa tanta uso. Abbiamo pensato magari dando in eccesso adesso e cominciando a farne uso, magari se quei 10 anni, 15 anni, 20 anni che possono essere rallentati, possono spandere la città in 5 anni. Di sicuro, ma non puoi farlo. A meno che non riesca a dire la crisi psicotica, suicidare. Raro, ma è capitato. Naturalmente le prime volte che state vicino e vedete che la crisi psicotica si punti dalla finestra, come si dicono gli agenti vicini a me. Altre domande? Andiamo al sole a caricare le batterie. Nessun altro intervento, no? Sono altro ricordo. Sì? Parlo abbastanza forte, ok. Parlavi dei rapporti di cannabinoidi negli estratti. Adesso c'è la moda di estratti di puro CBD. Da quanto mi risulta, il puro CBD non funziona. Che cosa puoi dire su questo? Allora, ho visto persone con le emicranie a grappolo con il solo CBD sospendere Ibigra, Ortalidon e tutti gli altri antidolorifici. Persone che hanno risollevato l'umore senza passare la terapia antidepressiva. Non so niente riguardo dell'azione da solo del CBD sulla la cellula plastica. So che quell'azione per essere scatenata necessita di tutte e due le molecole. Premetto che sono una naturopata e quindi sono molto sensibile all'utilizzo delle droghe, perché tutto ciò che è in natura è chiamato droga, quindi non è che ci si deve scandalizzare a identificare la cannabis come una droga. Sono un po' agitata, scusate. Se si sente. Allora, io sono una paziente oncologica, ho una metastasi ossea al 4° stadio prima, anche se non si direbbe. E da circa 4 anni convivo con questa patologia, partita da un carcinoma mammario. Ho sempre rifiutato le terapie che mi hanno proposto, quindi sia chemioterapia che ormonoterapia, e ho sentito solo la via, diciamo, chirurgica, perché all'epoca ancora non avevo la conoscenza per fare una scelta, diciamo, individuale e con, diciamo, quelli che sono i protocolli tradizionali. E quindi volevo capire se lei può darmi qualche indicazione su come nel mio caso posso utilizzare la cannabis come trattamento terapeutico, perché purtroppo la mia malattia sta avanzando, non si sta... Tu sei abituata a fumare degli effetti psicotossici o psichedelici o psicoattivi che si vogliono? Sì, diciamo fumiamo abitualmente. Tu riesci a metabolizzare quanto sei pesante? 54. Potrebbero bastare 1,5 grammi al giorno di un'erba tarata tra il 14 e il 7% dei tuoi prodotti.
14 THC, 7, 8 CBD. 14, 7. Se tu riesci a metabolizzare 2 grammi e mezzo al giorno, senza essere troppo letargica, stordita. Ma perché non fa purtroppo quell'effetto? Allora, certo, questo è il problema. Per quello la fortuna per quelli come me che hanno avuto resistenza mostruosa, posso utilizzare il giorno che avrò un cancro, ma avrò problemi a metabolizzare 3-4 grammi. A me purtroppo non fa niente, non lo so, questa resistenza. Non so, da parlare di sbaglio, non so. Una disgrazia, questo è il mio problema, insomma. Sperimentare di lui perché non muoio, però sono di volte, però. Ma utilizzare una figura madre. Esatto, bravo. Figura madre, olio, incire per uso esterno. Così hai un doppio attacco, esterno e interno, interno esterno. Concentrare dolce. Dolce, ma poi metti gli estratti delle cere, delle miele, delle spalle. Tutto il corpo. Fai un effetto sia meccanico di stimolazione energetica per lo sfioramento e la pelle poi assorbe come lo stomaco, assorbe come una cosa ormonale, con una gestione però più calibrata che lì biscotto che fino a un certo punto ti libera tutto il dosaggio con quello che se non sei abituata ti mette un po' tipo stordito, curiata, hai difficoltà di notte a parlare di se sei qualcuno ti accompagna, le prime volte davvero hai bisogno di assistenza se non sei abituata. Grazie. Ci sono delle gruppo delle CBD terapi molto alte, ho visto le CBD erbe molto molto alte, quindi anche gli THC CBD. Non ho capito. Ci sono delle erbe misurate perfette ora per il cancro. Sì, adesso ci sono le misure con il THC, il sintetico e il CBD che uno riesce a alimentare il cuore. No, è successa una cosa curiosa che quasi smentisce un po' forse quello che ho fatto a Casalone. Perché l'altra sera avevo questa bottiglia di vino bianco, un vino grigio austriaco, fatto nella Valle della Canapa, vicino a Vienna, c'è proprio un paese che si chiama la Valle della Canapa, un bel paese in pianura con trattorie, si mangia bene. Avevo questo vino bianco e ho detto, ma finiamo, non è che ho bevuto tutta la bottiglia, ho bevuto circa a cena. Poi sono dovuto uscire per un dibattito sulla geotermia che stanno illuminando tutto il mondo, con quella della Toscana. E ecco, vabbè, era surreale come era. Ma io mi sono fatto delle risate, e allora nel finale non avevo più fatto nulla, mi avevo detto, non ho fatto nulla, davvero mi ha scatenato, ma che è possibile che sia stato CD perché la tessile lo usano i fiori, mi dice che riesce a far forza, dice che c'è questo effetto. C'è un effetto che è il forza della motivazione, del tono del cuore. Lavora come prima nel tipone dove ci sono anche dei difetti di comunicazione, la cellula a cellula, tessuto a tessuto, sistema di stelle. Perché la birra canta, un amico bavarese aveva detto, dove è uscito in Germania a scoprire che era permessa. E rispetto al lupolo che è un afrodisiaco e un po' addormentante, la cannabis ha un aspetto sveglia, in cui è un piccolo dosaggio. Posso dire? Non importa, fanno ciò. Neuropatia cronica, sono stata operata, mi hanno levato una vita qui, mi ha aperto il collo, però vado da un ristorno per cui io sono una neuropatia cronica, cioè ho le parestesie mani e piedi. Potrebbe essere utile per me. Certo, il difetto di comunicazione sulla neuropatia, certo sia una metabolica, affettiva, parassitaria, il motivo di battere è eliminato, ossia autoimmunitaria dove sì. Che può bastare questo tipo di terapia. Molte neuropatie sono scatenate da problemi metabolici, infettivi, neoplastici, ma esclusa questa gamma di patologia sotto. Sì, allora, è essenziale, è primitiva. Perché ovviamente, Matteo del massimo.
Ulteriori interventi? Molte domande, curiosità, un po' a vostra disposizione. Grazie a tutti. Allora, allora sì, per chi fosse interessato all'acquisto del libro di Fabrizio, o qua da noi o allo stand A30, diversi il canapa.